La corsa dei milioni ha richiamato ancora una volta un'enorme folla di sportivi nell'autodromo della Mellaa e dato il batticuore a 30 aspiranti milionari. I concorrenti allineano le macchine per le ultime verifiche e la rassegna passata dal governatore generale della Libia, maresciallo Balbo, prima di dare il via. Al primo giro i tedeschi appaiono al comando con Lang, nonostante il coraggioso inseguimento di Farina, che all'undicesimo giro doveva poi ritirarsi, lasciando Caracciola in contrastato secondo, mentre Villoresi su Alfa Corsa si assicurava il terzo posto. Lang su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Tripoli alla media di quasi 198 km orari, assicurando il primo premio della lotteria ad un lavoratore, quarto fra 10 figli, attualmente richiamato in Albania.